Autostrada. Certamente l'autostrada A3 eh, diciamo, è un asse fondamentale delle reti di trasporto, ma non può essere l'unico asse delle reti di trasporto del mezzogiorno e tuttavia oggi ha una funzione nuova rispetto al passato, proprio in rapporto all'esigenza di valorizzazione delle aree interne e della scoperta della qualità degli insediamenti dei borghi, cosa che oggi costituisce un asse fondamentale della strategia dello sviluppo del mezzogiorno. L'ultimo grande cantiere per i lavori di ammodernamento è stato il Macrolotto 3.2 in provincia di Cosenza. Il 26 luglio del 2016 è stato aperto al traffico quasi l'intero tratto di oltre 20 km in cui rientra anche il Viadotto Italia ed oggi è stato interamente completato. Un'autostrada che si proietta verso il futuro, grazie anche al recente piano di investimenti da qui al 2020, già finanziato per un miliardo di euro che prevede tra l'altro l'installazione del sistema Smart Road. Per questo motivo la grande infrastruttura autostradale non fungerà solo da collegamento veloce tra Salerno e Reggio Calabria, ma da moderna arteria, parte finale del corridoio Helsinki La Valletta, un'autostrada europea, l'autostrada del Mediterraneo. Dopo questo filmato che ripercorre la storia della Salerno-Reggio Calabria, la parola va al presidente di ANAS, Gianni Vittorio Armani. Grazie, buonasera. buonasera a tutti, siete tantissimi perché oggi effettivamente è una giornata importante, è una giornata importante per ANAS, ma è una gi giornata importante per tutto il sud. E credo per il nostro paese. Eh, finalmente completiamo un'opera che era diventata un simbolo dell'inefficienza, dell'inefficacia dello Stato eh, nel realizzare eh, le opere. La completiamo perché oggi abbiamo aperto l'ultima eh, galleria eh, che eh, interrompeva eh, la percorribilità completa dell'autostrada dell dall'inizio alla fine con almeno. Eh, quattro corsie, due, due, due per parte e oggi eh, da oggi non ci saranno più cantieri presenti su questa strada per tutto eh, il periodo estivo, poi il, il periodo invernale. Poi ovviamente eh, la strada evolverà, evolverà come qualunque infrastruttura eh, con la sua manutenzione e il suo co miglioramento continuo. Ma, eh, la storia della Salerno-Reggio Calabria è la storia del nostro paese. Eh, dagli anni 60, in cui eh, è stata inizialmente concepita e poi avviata, eh, con la conclusione nel 74, non è mai stata completata. Durante il, il cantiere, nel, eh, negli anni 70, una frana ha interrotto a Lago Negro eh, la percorribilità della strada, e come spesso accade, purtroppo è accaduto eh, nel sud. Eh, a, di fronte a un problema eh, non si trova la soluzione si lascia eh, si abbandona l'infrastruttura eh, come se eh, diciamo il, lo sforzo atletico del, della grande opera non prevedesse la manutenzione e il ripristino e si abbandona il territorio questo è un segnale che eh, rende anche comprensibile come mai la presenza dello Stato eh, sia stata così poco percepita eh, in questi anni Riavviano, si riavviano i cantieri nel 2003 eh, con grandissime eh, complicazioni, con eh, inchieste, eh, fallimenti di imprese, blocchi, eh, mancati finanziamenti eh, che ne creano il mito della continua incompiuta. Oggi però possiamo dire che eh, finalmente abbiamo completato l'ultimo grande cantiere della Salerno-Reggio Calabria oggi eh, si è completato, si è completato in senso di viabilità, poi ovviamente fuori dall'autostrada eh, vedrete ancora eh, lavoratori, ci sono 1500 persone eh, su, eh, sul valico tra, eh, nel Pollino eh, che continuano a lavorare per sistemare e ambientalizzare eh, vec il vecchio tracciato. Ma Oggi completiamo e consegniamo un'infrastruttura che è la porta d'ingresso del sud, la porta d'ingresso della Calabria e possiamo dire che un mito è sfatato. Sono 443 chilometri eh, che attraversano tre regioni, Campania, eh, Basilicata e Calabria, appunto la porta d'ingresso per il centro del Mediterraneo, è il punto eh, di arrivo. Reggio Calabria è al centro del, del nostro bellissimo mare, ma soprattutto rappresenta tutto il nostro sud. Eh, una strada che però collega due città di mare passando per buona parte del suo tracciato in montagna, con una complicazione ingegneristica eh, impressionante, con eh, 190 gallerie, 480 viadotti, eh, oltre 220 chilometri sono rappresentati da opere d'arte, alcune di queste molto complesse, come abbiamo visto, che sia eh, nel passato, nella prima realizzazione, sia oggi rappresentano una sfida ingegneristica che dà lustro al nostro paese. Quando le facciamo le cose siamo, fa siamo in grado di farle bene, anzi benissimo e molto meglio che negli altri posti, anche quando si lavora qua al sud. Ma la cosa veramente innovativa, eh, di questa giornata e quest'opera non viene consegnata e abbandonata, viene eh, realizzata con dentro con un piano di manutenzione che consentirà a quest'opera di evolvere pur essendo disponibile per diventare la migliore strada eh, d'Italia e possibilmente eh, d'Europa, proprio perché le infrastrutture non vanno abbandonate. Noi in questi giorni qualcuno di voi sicuramente percorre la strada, l'ha visto, abbiamo, siamo intervenuti in manutenzione anche sui tratti già ammodernati, perché una strada evolve, eh, viene utilizzata e richiede una presenza e una struttura di governo eh, del, della strada stessa. Ancora ci sono tratti da ammodernare, lo sapete benissimo, c'è stata anche polemica su questo, eh, non significa che non siano disponibili, saranno disponibili. Eh, e su questi interverremo nei prossimi anni già siamo intervenuti con la pavimentazione ma nei prossimi anni già con appalti eh, realizzati li miglioreremo continuamente in modo da consentire la viabilità sempre più sicura eh, con eh, il miglioramento continuo come qualunque infrastruttura eh, deve prevedere. Verrà fatto il rifacimento della pavimentazione, come detto, la eh, rimozione delle attuali barriere con le sostituzioni di barriere eh, più avanzate che abbiamo studiato e brevettato eh, in ANAS in quest'anno, sic dando sicurezza anche ai motociclisti che sono la categoria più eh, vulnerabile sulle nostre strade. Il restauro dei calcestruzzi, il ripristino e eh, il miglioramento delle, eh, eh, dei versanti eh, della strada. Quello che è successo in questo Paese è che abbandonando le strade, abbandonando le nostre infrastrutture, poi si crea l'emergenza e l'emergenza crea disordine e nel disordine eh, si apre la porta a tantissime cose non, non piacevoli come la corruzione, eh, i sovraccosti e quant'altro. Invece gestendo e programmando e eh, prevedendo la manutenzione si riesce a intervenire, pagare di meno e creare eh, sviluppo. Verranno adeguate tutte le opere d'arte, quindi il risanamento dei viadotti, eh, l'adeguamento delle gallerie, con l'introduzione di tecnologie sempre più avanzate in termini di eh, risparmio energetico e di gestione controllata eh, del, degli impianti stessi. E, un piano, e il piano è già partito, queste sono foto del, eh, del piano che abbiamo avviato. Al di là del Macrolotto abbiamo appaltato quest'anno e realizzato più di 90 milioni di euro di manutenzione su quest'anno, raggiungendo per Anas il reco storico di manutenzione degli ultimi 40 anni. Quindi oltre alla sfida della Salerno-Leggio Calabria è anche una sfida aziendale. Abbiamo ricostruito la nostra azienda Anas che diciamo, in Calabria è molto presente, siamo un'azienda di mille persone eh, che governa eh, la strada eh, Salerno Reggio Calabria e la rete stradale calabrese eh, e quindi ricostruendo e raccogliendo la sfida Salerno Reggio Calabria ricostruiamo anche la nostra azienda. Ci sarà un piano ovviamente per il potenziamento nei tratti eh, più complicati a sud di Cosenza. Eh, sono previste delle complanari che consentiranno di separare il traffico pesante da quello leggero e consentire la maggiore sicurezza. Ma tutto questo senza, eh, come invece è avvenuto in passato, interferire con l'esistenza e con la vita della città infrastruttura esistente, in modo da consentire di aprire eh, senza eh, dare disagio eh, come è avvenuto in passato. Chiaramente la manutenzione ha una serie di effetti benefici, ha eh, tempi di realizzazione molto più brevi, eh, minori eh, contenziosi e quindi maggiore applicabilità dei, eh, dei finanziamenti eh, sul terreno. Un miliardo di euro di risorse sono state destinate nel piano di ANAS eh, con una project review che ha eh, coinvolto il Ministero e ANAS e che ha creato tantissimo valore in termini di soluzioni e di tecnologia messa sul terreno. E inoltre partirà, eh, quelli eh, di Reggio che sono eh, qui con noi eh, sanno qual è. Eh, diciamo, lo stato del, di manutenzione della rete eh, e della tangenziale di Reggio Calabria che è il prolungamento della nostra autostrada su questo eh, abbiamo assegnato eh, in modo definitivo ieri eh, i, i lavori quindi partiranno anche i lavori di manutenzione della tangenziale Reggio Calabria e diciamo Raccontando la storia della Sareno-Leggio del Calabria, un altro aspetto su cui non possiamo non porre testa e soprattutto dobbiamo mantenere memoria è eh, chi diciamo, ha perso eh, la vita durante i cantieri. Per questo, eh, proprio perché la memoria ci deve obbligare a lavorare sempre di più per la sicurezza, eh, il desiderio è condiviso peraltro, è quello di creare un monumento eh, di ricordo. La bellezza del creato è stata chiamata eh, un eh, monumento multireligioso perché eh, chi ha perso la vita nel cantiere è come le popolazioni che attraversano il nostro mare eh, mediterraneo di tutte le religioni e quindi eh, rappresenta un po' il crogiolo eh, di culture e di, eh, di vita che è il nostro mare. E al centro del Mediterraneo, qua a Reggio Calabria, eh, l'idea è quella di lasciare una memoria anche artistica e architettonica che ricordi eh, queste persone. E ricordi che la sicurezza nei cantieri deve essere assoluta e una sfida eh, continua eh, su cui concentrarsi. La prospettiva della Salerno-Reggio Calabria è anche una prospettiva di eh, tecnologia, dicevo. Eh, abbiamo avviato un piano di ricerca e sviluppo che vede la Salerno-Reggio Calabria come la frontiera eh, delle smart road eh, in Europa, eh, dove eh, degli appalti eh, specifici sono stati avviati per aumentare la connettività, aumentare eh, l'interazione tra infrastruttura e eh, auto, tra infrastruttura e gestione e controllo. Delle, delle strade perché gestire bene le strade e la tecnologia aiuta meglio a intervenire nelle emergenze ma eh, l, diciamo l'investimento nella ricerca e sviluppo ha visto anche eh, una frontiera ancora aggiuntiva quella della guida autonoma la guida autonoma è eh, veramente dove noi andremo a, nei prossimi anni, non troppo a breve, moltissimi incidenti eh, colpiscono eh, l'Italia, in particolare sulle strade, eh, 3.600 morti all'anno sono ancora il bollettino terribile eh, delle nostre strade, per aumentare la sicurezza dobbiamo investire sulle tecnologie. Uh, investire sulle tecnologie negli autoveicoli, ma in investire anche sulle tecnologie sulle strade per consentire di migliorare la sicurezza. E su questo la Salerno Reggio Calabria si è prestata ad essere una palestra eh, già nei giorni scorsi e continuerà nel futuro una palestra per eh, la guida autonoma eh, che è eh, una frontiera di sviluppo anche per tutti eh, gli autoveicoli. C'è un filmato, credo. Questo rappresenta come il computer eh, che sta guidando adesso l'auto, questa è una sperimentazione reale che è stata fatta nei giorni scorsi, eh, eh, guida e vede eh, la strada e riesce a curvare eh, senza eh, un guidatore. L'obiettivo è quello di trasformare eh, la 3 da mito eh, negativo, da eh, insuccesso. Eh, clamoroso del, della politica italiana nel sud e nelle infrastrutture ha eh, frontiera moderna e tecnologica per l'accesso al sud e a queste zone bellissime e per fare questo è necessario anche pensare a come cambiare questo mito ed è per questo che eh, ragionare su eh, il nome eh, della eh, e sulla storia che racconta, il viaggio eh, su questa strada è molto importante. Per questo abbiamo investito eh, su, eh, anche su far conoscere il territorio eh, che attraversa la strada, perché il viaggio è anche rapportarsi con il territorio, con un sito specifico che racconti eh, il, la storia del, del territorio, i percorsi e eh, la bellezza che si incontra lungo la strada. Vediamo. mitologia negativa ha porta per lo sviluppo del sud e quindi è necessario cambiare nome a questa strada. Su questo eh, lavoreremo l'anno prossimo per chiamarla appunto strada del Mediterraneo perché è l'unica autostrada che non ha un nome eh, che richiama la funzione che ha e questa è una porta per il centro del Mediterraneo e quindi questo eh, sarà il nome dell'autostrada. Non più A3 che è Napoli-Salerno, ma A2 eh, che è la continuazione logica del trasporto da nord verso sud eh, che unisce il paese. E questa mattina la A2, autostrada del Mediterraneo, l'abbiamo percorsa assieme al Ministro Graziano del Rio. Grazie, grazie a tutti. Allora siamo molto felici di essere qui, grazie Presidente della tua presenza. Eh, dico solo due parole ma eh, dopo parlerà il Presidente. Davvero grazie al Presidente dell'ANAS eh, e in primo luogo a tutti i lavoratori, a tutti quelli che hanno lavorato a vari livelli per questa importantissima giornata oggi, davvero mh, nella cultura ebraica mi consente eminenza il nome rappresenta il destino quindi cambiare il nome vuol dire anche cambiare destino e questa è la scelta di dargli un, un nome nuovo un, un numero nuovo perché davvero crediamo di avere eh, girato pagina eh, non abbiamo parlato di inaugurazione ma di completamento eh, oggi questa autostrada diventa, grazie al lavoro di tutti coloro che hanno speso fatica, gli ingegneri, i dipendenti dei ministeri, eh, i dirigenti di tutti gli enti che sono stati coinvolti, le imprese, soprattutto grazie al lavoro di ANAS, oggi eh, questa autostrada appunto, in, diventa una storia positiva. Eh, cambia il suo destino, eh, è, stata, è stato un impegno che ci siamo presi reciprocamente quando dopo la morte eh, di Adrian appunto eh, allora il campo base delle, delle ditte ci dicemmo che non avremmo potuto restituire alla famiglia ma certamente avremmo potuto dare onore al suo lavoro e orgoglio al suo lavoro completando questa autostrada e facendola diventare un punto straordinario di collegamento tra nord e sud come avete visto non ci occupiamo solo di infrastrutture le infrastrutture sono importanti anche di diciamo di inserirle nel contesto, diciamo, abbiamo sempre detto che non bastano le infrastrutture per lo sviluppo di un paese, ma senza le infrastrutture non c'è sviluppo del paese. E questa storia che oggi raccontiamo è la storia di uno Stato che vuole continuare e vuole cominciare a esserci sempre di più nel mezzogiorno, eh, l'Andrangheta ha scommesso molto sul fatto che la Sedeno-Gio Calabria rimanesse un'incompiuta o che fosse fatta di progetti faraonici, eh, con finanziamenti che non c'erano noi non abbiamo definanziato niente qualche d'uno ha detto che abbiamo definanziato la Salerno Regio Calabria non abbiamo definanziato come sapete niente perché i soldi semplicemente non c'erano abbiamo usato qui lo stesso criterio che abbiamo usato sulla Torino-Lione dove abbiamo tolto 54 km di opere nuove per usare la linea storica cioè usiamo un criterio di sobrietà e di revisione progettuale perché le opere devono essere realizzate non solo proclamate e annunciate questo crea fiducia, crea fiducia nelle istituzioni, crea fiducia nello Stato e credo che questa sia anche una premessa fondamentale insieme agli accordi territoriali che abbiamo fatto e ne abbiamo firmato uno importante, Presidente, Presidente Gentiloni, volevo sottolineare questo aspetto per esempio con i sindaci del Parco del Pollino proprio per la viabilità di, di connessione a questa grande arteria e da medico eh, ho detto allora là. C'è bisogno di grandi arterie che funzionino, ma c'è bisogno anche di piccole arterie che poi colleghino i luoghi di eccellenza del turismo, della, eh, della gastronomia, della nostra straordinaria architettura. Eh, quindi è, è davvero una giornata di grandissima soddisfazione. Eh, ripeto, dobbiamo ringraziare tutti coloro che ci hanno anche preceduto in questo lavoro perché questa è un'opera che è durata tantissimo tempo e quindi io per primo devo ringraziare anche coloro che ci hanno preceduto, ma eh, è davvero un simbolo. Ieri abbiamo inaugurato mh, il nuovo terminal di Fiumicino, eh, uno, uno, degli uno degli ingegneri più protagonisti è stato Riccardo Morandi di quella bellissima facciata del terminal 3. Eh, è fatta sempre negli anni sessanta oggi qui su questi viadotti c'è ancora la stessa impronta di questo grandissimo ingegnere italiano è un inno all'intelligenza alla, alla professionalità degli italiani eh, che davvero ha stupito il mondo negli anni sessanta e chissà che non sia anche l'inizio di una stagione davvero nuova eh, per le infrastrutture nel nostro paese una stagione dove le opere non vengono solamente annunciate non vengono solamente appunto, promesse ma vengono anche realizzate e soprattutto dove le opere sono utili allo sviluppo economico delle nostre comunità a cui teniamo così tanto. Quindi grazie a tutti per questo sforzo collettivo e davvero in bocca al lupo per il futuro. Quest'opera continuerà a essere, come tutte le autostrade italiane, a essere oggetto di continui miglioramenti. È ovvio. Ed è però adesso su degli standard europei e italiani di massimo livello e questa è una grande soddisfazione per tutti noi. Grazie. Grazie al Ministro delle Infrastrutture del Rio. Eh, ci corre l'obbligo di, di fare alcuni ringraziamenti per coloro che hanno contribuito a eh, realizzare questa giornata. Il gruppo Montesano che ci ospita in questo bellissimo castello, l'Iveco Alitalia Ed Industria, l'ENI, FCA e Ital Sark, tutti quanti hanno contribuito alla riuscita di questa bella giornata. E a proposito di miglioramenti, prima di cedere per le conclusioni la parola al Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, e un filmato sulla nuova smart road. L'autostrada da Salerno a Reggio Calabria, nuova autostrada del Mediterraneo, sarà una smart road. Smart Road è un'infrastruttura tecnologica ad alto contenuto innovativo che ha come obiettivo il comfort e la tutela dell'automobilista. Il progetto Smart Road di ANAS è tra i primi al mondo nel settore stradale e l'unico che si estende ad un tracciato autostradale di oltre 400 km. Il sistema permetterà ai veicoli in transito la connessione Wi-Fi senza caduta di segnale anche alle massime velocità consentite, con l'obiettivo di fornire informazioni e servizi mirati utili, per esempio, per la guida assistita e, nel prossimo futuro, la guida autonoma. Ciascun veicolo sarà riconoscibile e individuato sul percorso stradale grazie al sistema di geolocalizzazione. Ciò permetterà di inviare ad esempio informazioni sulle condizioni della viabilità relativamente al solo tratto di strada che il veicolo sta percorrendo e suggerimenti sui percorsi da seguire. Attenzione, code in aumento tra 5 km. Si consiglia la prossima uscita per la strada statale 18. In caso di incidente o altre emergenze, il gestore conoscerà l'esatta posizione dei veicoli coinvolti, con la possibilità di fornire tempestivamente soccorsi mirati. Le informazioni provenienti dalla strada consentiranno di intervenire tempestivamente anche da remoto, quando si presentano condizioni di pericolo. Ad esempio, se necessario, sarà possibile impedire l'accesso in autostrada mettendo in funzione i varchi posizionati in corrispondenza degli svincoli. Smart Road, inoltre, prevede la comunicazione bidirezionale. Il viaggiatore, oltre a ricevere informazioni, può comunicare col gestore dell'infrastruttura e con gli altri veicoli in transito tramite appositi canali attivati in emergenza. Il tutto in estrema sicurezza, grazie allo sviluppo di applicazioni che consentono l'interazione col sistema senza distrazione per il conducente. Smart Road è anche Internet of Things. L'infrastruttura altamente tecnologica faciliterà il monitoraggio e la manutenzione della rete stradale. Attraverso diversi sistemi di connessione wired e wireless e appositi sensori, il personale ANAS potrà ottenere tutte le informazioni utili sulle opere monitorate. Smart Road sarà installata per la prima volta sull'autostrada del Mediterraneo e successivamente sarà estesa a tutto il territorio nazionale. Smart Road, alta tecnologia al servizio dei viaggiatori. Bene, adesso siamo di avere con noi il Presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Eh, grazie, è un, veramente un privilegio poter essere qui eh, stasera per la inaugurazione, la, la partenza e il completamento dell'autostrada del Mediterraneo. Un bel nome, secondo me, l'idea dell'Automed che che nasce qui stasera, è, ce lo ricorderemo, un, credo che sia un, un appuntamento importante e qualcosa che resterà nella memoria non solo di questa terra ma del Paese. Quindi ringrazio tutti voi, le autorità, il Presidente della Regione, il Sindaco, il Prefetto di, di Reggio, la Prefetto di Catanzaro, le autorità religiose e militari e tutti i presenti che sono testimoni insieme a me di questa straordinaria eh, occasione. E ringrazio i cittadini anche per la pazienza che hanno avuto in questo periodo, perché sappiamo che pazienza ce n'è voluta. Prendo a prestito il titolo di un film di un, di un grandissimo regista napoletano. Massimo Troisi, scusate il ritardo. Credo che dobbiamo dirlo sinceramente, scusate il ritardo. E dobbiamo dirlo assolutamente nel momento in cui questo ritardo viene finalmente eh, colmato. Noi facciamo strade da più di duemila anni, noi, adesso io sono romano, ma comunque noi italiani possiamo dire che non è che ci manchi l'esperienza. Siamo famosi, famosi nel mondo per la qualità delle strade che realizziamo, della loro progettazione. Ed è incredibile vedere nei filmati che abbiamo visto oggi eh, quanta qualità ci fosse già in questo tracciato negli anni 60 e 70. E quindi quanto spreco sia stato il fatto che negli ultimi 10-20 anni attorno a questa qualità non ci sia stata la capacità da parte delle istituzioni di offrire un servizio adeguato, di fornire manutenzione, di rendere questo straordinario eh, patrimonio utilizzabile. Oggi in un certo senso dichiariamo guerra a un luogo comune, il luogo comune della Salerno-Reggio-Calabria, che è uno dei luoghi comuni forti del nostro Paese. E lo facciamo con la sobrietà che ha manifestato prima Graziano Del Rio, al quale credo dobbiamo un ringraziamento, come lo dobbiamo fortissimo al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che in, in questi due anni, e credo che Armani ne sia testimone, ha insistito, martellato eh, perché a una giornata come quella di oggi si riuscisse ad arrivare. C'è stata qualche ironia perché sfatare i miti è complicato, quindi è comprensibile. Io non me la prendo con chi ha fatto ironia sulla possibilità che si riuscissero a completare questi lavori. È comprensibile. Ma l'Italia è un grande paese anche perché è un paese affidabile dimostra, in questo caso almeno non sempre, che siamo capaci, quando prendiamo un impegno, siamo capaci di mantenerlo. E guardate che questo è un messaggio molto importante per il nostro Paese. Poi il lavoro andrà avanti, continueremo a migliorare, andremo verso la, la, la smart road, tutte le cose che abbiamo visto oggi, ma intanto abbiamo mantenuto la parola di un impegno che avevamo preso, le avevamo preso di fronte a tutti gli italiani e addirittura di fronte a mezzo mondo. Averlo mantenuto è un merito delle maestranze, delle imprese, delle autorità, dei responsabili tecnici che hanno reso possibile questa operazione. E io davvero vi ringrazio di questa possibilità. Un messaggio di speranza che viene da Villa San Giovanni e viene in una giornata triste che credo non dobbiamo comunque dimenticare. Perché oggi è anche la giornata nella quale dobbiamo stringerci attorno ai familiari di Fabrizia Di Lorenzo. Sapete che qualche ora fa, purtroppo, anche se ahimè era una notizia attesa, è stato confermato che Fabrizia Di Lorenzo è tra le vittime dell'attacco dell terroristico di Berlino. E voglio dire che eh, questa ragazza, trentunenne di Sulmona, è una ragazza che è il simbolo di una generazione italiana che si è data da fare avendo successo nello studio, avendo successo nel lavoro. In Italia, spesso, talvolta all'estero, è una generazione della quale noi tutti siamo orgogliosi e lo dobbiamo ricordare esattamente in questo momento, assumendoci anche la responsabilità che ci viene dalla necessità di moltiplicare gli sforzi per il lavoro quello che stiamo facendo, lo sa bene Graziano, in queste ore in tantissimi fronti, dall'Italia, da, da al Maviva, all'Ilva, in tante situazioni di crisi e in generale nello sforzo di portare avanti, sviluppare, completare alcuni dei percorsi di riforma sviluppati eh, dal governo in questi anni. Al centro il lavoro in modo particolare nel Mezzogiorno, in modo particolare nel Sud. Se c'è una priorità che io vorrei dare al nostro governo in questa fase di completamento delle riforme che sono state portate avanti negli ultimi due o tre anni, se c'è una priorità che io vorrei dare al nostro impegno delle prossime settimane, è la priorità lavoro nel Mezzogiorno. Non è un caso che noi abbiamo anche immaginato di istituire una responsabilità di governo, un ministro che concentra le sue attività sul sud, sul mezzogiorno. Non vi promettiamo miracoli, vi chiediamo aiuto, perché il punto non è di riavviare un meccanismo in cui il governo, le autorità centrali e le autorità nazionali dispiegano il ventaglio delle grandi promesse per il mezzogiorno d'Italia. Il punto è lavorare insieme facendo sistema perché le tantissime cose fatte in questi anni e le tante che dobbiamo continuare a fare facciano finalmente la differenza dal punto di vista della percezione che una speranza è possibile, nuove occasioni di lavoro sono possibili. La modernizzazione e lo sviluppo di queste terre è uno dei motori poco utilizzati dello sviluppo nazionale del Paese, dove andiamo a cercare la possibilità di un'Italia che cresce di più, che si sviluppa di più, se non nelle forze ancora inespresse, nelle potenzialità ancora inespresse del nostro mezzogiorno. Domani il Consiglio dei Ministri varerà anche un primo provvedimento che mette insieme alcune misure specialmente destinate al Mezzogiorno. Faremo anche dei gesti simbolici. La scelta di Matteo Renzi di fare proprio qui di fronte, a Taormina, il vertice del G7, che come sapete. Non è solo la scelta di portare i, i grandi leader del mondo in un bellissimo posto italiano, è anche la scelta di portare i grandi leader del mondo in Sicilia, in una parte del Mezzogiorno, per sfatare i luoghi comuni, per presentare un volto di straordinaria cultura, qualità, civiltà, che, nonostante tutti i problemi e le difficoltà che conosciamo, è oggi già il volto possibile della Sicilia e del Mezzogiorno. E quindi, dicevo, chiederemo un po' il vostro aiuto, più che promettere grandi miracoli saremo esigenti con noi stessi, ci impegneremo al massimo e saremo anche esigenti nei confronti delle classi dirigenti, amministrative e imprenditoriali del mezzogiorno perché questo sforzo, questo lavoro lo dobbiamo fare insieme. Ci sono delle occasioni come queste e delle realizzazioni come queste che ci dimostrano che questo sforzo è possibile, che non è vero che bisogna soltanto rassegnarci alle difficoltà e che invece si possono cogliere le occasioni. Utilizziamo l'avvio dell'autostrada del Mediterraneo come uno spunto, un'occasione per ridare speranza, combattere la rassegnazione, riacquistare fiducia nelle straordinarie potenzialità di queste terre e del mezzogiorno. Grazie e viva la nuova autostrada del Mediterraneo. Grazie. Grazie, abbiamo terminato, grazie a tutti.